Buongiorno a tutti, sono Francesca Pic, sono un membro della giuria della Spezia Short Movie Festival. Vivo a Londra da quasi 7 anni ormai e lavoro in uno studio di animazione 2D che si occupa di serie TV prescolari. E al momento stiamo lavorando alla seconda stagione di School of Horrors, Scuola di Piccoli Mostri, che va anche in onda su Rai Yoyo. Data la situazione eccezionale, sto lavorando da remoto come anche tutti i miei colleghi. E questa nuova realtà sta portando sia dei vantaggi che degli svantaggi nella vita di tutti i giorni. Manca sicuramente il contatto umano durante la pausa pranzo o, come usa più qui in Inghilterra, la pausa del tè. E quindi sì, manca comunque il piacere e la gioia di scambiare 4 chiacchiere con i colleghi prima, cioè tra un lavoro e l'altro, diciamo. Però poi, guardando anche altri aspetti, la quarantena forzata ci sta dando anche la possibilità di concentrarci più su noi stessi, dato che comunque abbiamo dovuto staccare la spina dalla vita frenetica di tutti i giorni, primo fra tutti anche semplicemente il tragitto casa-lavoro, che come probabilmente ben saprete qui a Londra non è abbastanza breve, cioè per arrivare al lavoro molte persone devono viaggiare anche per più di un'ora e quindi questo ha portato ad avere più tempo per noi stessi e quindi anche per concentrarci sui nostri interessi, su cosa ci sta a cuore davvero e anche magari a scoprire talenti nuovi e passioni che non sapevamo di avere. Sono contenta comunque in ogni caso che il festival riesca a svolgersi lo stesso online, anzi magari spero che questo permetta al festival di estendersi di più, magari per permettere a più persone di conoscerlo e raggiungeremo quindi così un pubblico più ampio. Auguro quindi un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e un saluto da Londra che attualmente, con grande sorpresa, è soleggiata, c'è il sole da più di una settimana ormai, cosa a cui non siamo abituati. Sicuramente merito della quarantena, perché con tutti gli inglesi obbligati a stare a casa, ovviamente il clima non poteva che essere meraviglioso. Ciao a tutti!